e mi manda appunto una canzone che si chiama L'Allegria, che è anche difficile da cantare con un sacco di parole. Io dico sempre a Lorenzo, ma com'è che ci metti tutte queste parole? Ma sai, io sono un rapper e quindi sai, noi siamo abituati. E da quel momento nasce una collaborazione con Lorenzo che mi porta sì, a frequentarlo, a fare tante date con lui al Jova Beach, a conoscerci meglio. No, ci eravamo visti tantissimi anni fa, una volta. Però insomma, avevamo anche cantato con Fiorello una volta insieme. E nasce un po' tutto da lì, perché poi la canzone si sente, un po' viene in mente di andare a Sanremo, e poi ci sono 5 canzoni sue, tra le quali appunto questa che cantiamo insieme, che si chiama Evviva, e poi ci sono dentro altre 3 canzoni, che sono una, un rifacimento di Fatti Mandare dalla Mamma, organizzato da Sciablo, dove con me canta questo ragazzo di 20 anni, bravissimo, simpatico, che si chiama San Giovanni. E poi c'è una canzone che io, con la quale iniziavo i miei 36 concerti al Teatro Duse di Bologna, che si chiama Stasera gioco in casa. Era una canzone che si adattava particolarmente per quel momento, insomma. Aprivo lo spettacolo e diceva: stasera finalmente sono qui, sono a casa mia, in mezzo alla mia gente, e raccontavo un po' Bologna, i suoi viali e il momento in cui io mi trovavo davanti a lei. E poi c'è una bellissima ballata scritta da Daniele Cordo, Federica Camba, che è l'ottavo brano. Questo è il disco, la nascita l'ho fatta con anche dei ottimi arrangiatori. Qui c'è qualcuno, c'è Barun, c'è Pagamezzo, qua, ciao, uno degli arrangiatori. Non l'hai fatto tutto tu il disco, vero? Tutto? 3 volte l'hai fatto? No, non ho capito, hai fatto 3 brani. Sì. Vabbè, del disco volete che dica qualcos'altro? No, ve lo ascoltate e vedete un po' che cosa, se vi piace o se non vi piace. Molte canzoni le avete già sentite. Partiremo con un tour appunto che parte proprio da Rimini, brava, ci voleva, perché non c'è un po' di pasta. Da Rimini il giorno 10 e poi verremo subito qui a Milano al Forum. E questa è un po' una novità. La novità è che a 78 anni non pensavo di fare i palasport, andare in giro, e soprattutto che la gente avesse voglia di comprarsi un biglietto e venirmi a vedere. Insomma, è una bella prova. Ci sono questi 9 palasport appunto dove io mi presenterò con una band fantastica secondo me, perché abbiamo fatto delle prove bellissime, almeno io mi sono trovato molto bene con Luca Colombo, che è un po' il capo diciamo l'organizzatore musicale di tutto, degli ottimi musicisti giovani bravi. E farò questo viaggio attraverso l'Italia che ne ho voglia, perché gli ultimi concerti li avevo fatti appunto a Bologna da solo con una chitarra e un musicista e un paio di musicisti in una cosa molto acustica. Questa è diversa ed è un bellissimo viaggio tornare in mezzo alla gente. Per me la parte più bella della nostra vita di cantanti è proprio quella di stare in mezzo alla gente, di cantare, di condividere, di emozionarsi e di emozionare. C'è gente che ama molto l'aspetto creativo, lo studio di registrazione, la realizzazione del brano. Io non sono un grande autore, ho scritto una decina di canzoni, ma le più belle le hanno scritte gli altri, quindi sono soprattutto un interprete. Quindi per me il fatto di andare a cantare in mezzo alla gente piace molto, mentre magari altri amano il lavoro di studio, come dicevo prima.